Buongiorno a tutti. Prego. Tommaso Di Renno, Barino Mister, la storia dei campionati scorsi ha insegnato un po' che Romizzi venga impiegato all'inizio con contagocce e poi diventa un elemento imprescindibile della squadra. In questo senso, come pensa di gestire il recupero di Romano? Ho letto di questa cosa. E sono scaramantico, ho voluto fare come gli altri, anch'io con Marco. Però ho cominciato un po' prima di qualche giornata, adesso sa mai che va a finire in modo leggermente diverso la faccenda. No, ma Massimo non è disponibile ancora domani perché si è voluto fare un lavoro di un certo tipo, finalizzato a un recupero anche da un punto di vista della condizione completo, visto che lui comunque è arrivato qui con un lavoro un po' deficitario perché è stato impiegato poco nel precampionato. L'abbiamo utilizzato subito in campo, quindi lui adesso finisce questa settimana di lavoro a parte e da dopodomani, da lunedì, è in gruppo. Vediamo poi. Andiamo incontro anche, il tipo di gestione è stata fatta anche in funzione di questo. Andiamo incontro anche a 3 partite in una settimana, quindi penso che, come al solito, avremo bisogno di tutti. Poi vediamo se ci può essere qualche idea alternativa, la vedremo poi. Mister, so che questa domanda può essere ripetitiva, però rispetto all'aeroporto, quel che è successo giovedì pomeriggio forse è un po' più eclatante. Ma qui è eclatante tutto, nel senso che la gente qua è veramente. Penso che la parola giusta è innamorata di sta squadra, a prescindere dagli interpreti, è innamorata della loro squadra. Ed è una cosa qui che è evidente ed è particolare ed è accentuata rispetto a tutte le altre piazze, secondo me, perché la cosa di domenica è già stata una cosa incredibile. Giovedì trovarci altre 500 persone in allenamento, no, ma sono segnali importanti, ma sono tutti segnali importanti, come quelli che è capitato dopo la partita col Modena. Io quando ne parlavo con i ragazzi ho detto fischi d'amore, che sono diversi dagli altri tipi di fischi. Ma perché alla base di tutto penso che sia proprio questo, il fatto che qui la gente è innamorata della loro squadra. Insomma, Ed è bellissimo, secondo me, cosa. forse non si è sottolineato abbastanza che i fischi sono arrivati solo dopo la fine della Sì, partita. no, no, ma a prescindere, cioè, è ancora di più forse vale questa considerazione, assolutamente vero, vero, verissimo. Ciao, A prescindere dal fatto che mi sei affiancato oggi, hai due assistenti oggi. dicevo, lei ha fatto che mi parte importante. Che peso dai a questa sfida contro Avellino? Per una serie di motivi, la linea più in classifica, ha forse le caratteristiche tipiche della squadra di Serie B, una squadra brutta, sporca e cattiva per certi versi, no? Che No, peso no, dai a ma questa sfida? è una partita difficile che giochiamo, bisogna sottolineare questa cosa, giochiamo contro la prima in classifica, che non è prima in classifica per caso, è prima in classifica per merito, perché ha dei giocatori importanti, perché ha un allenatore bravo, è una squadra che è prima in classifica per diritti acquisiti sul campo. Io mi auguro penso che verranno qua anche a giocarsi la partita, essendo prima in classifica. È una squadra, poi possiamo dire che ha le caratteristiche delle squadre di Serie B, tutto, però ha dei valori. La prima cosa è che ha dei valori, perché tu puoi anche avere le caratteristiche, se poi dopo c'è po po poca, poca, poca qualità che l'accompagna, è difficile essere lì. Io non credo al caso e quindi dico che loro sono primi in classifica con merito e domani dobbiamo sapere che giochiamo contro la prima in classifica, assolutamente. Poi il Bari deve fare la sua partita e non cambia da quel punto di vista, però va considerata questa cosa. Senti, la qualità che evidenzieresti dell'Avellino, se volessi proprio tirar fuori una qualità in assoluto, qual è? Guarda, di sicuro è una squadra che ha tanta, tanta forza, è una squadra che ha questa caratteristica, però è una squadra che ha anche dei giocatori di qualità importanti. Quindi metterei insieme entrambe le cose, forza ma anche qualità. Michela. Senta, quanto la partita di Coppa Italia andrà ad influenzare, soprattutto considerando l'esclusione che fu particolare perché il Varese si trovò in inferiorità numerica, quanto comunque quella partita andrà ad influenzare le sue scelte, quelle di domani? No, no, ma noi dobbiamo. Allora, l'analisi di quella partita da parte nostra è soltanto dal punto di vista tecnico-tattico, cioè ci può aver dato degli spunti soltanto da quel punto di vista, il resto non abbiamo, tra virgolette, sprecato tempo su altre questioni.
Quindi pensiamo, pensiamo a quello. È chiaro che secondo me sono due squadre differenti, perché a loro mancava qualche giocatore nella gara di Coppa Italia, perché a noi mancava una, eravamo una squadra diversa sotto tanti punti di vista. Quindi ci può essere qualche spunto dal punto di vista del, degli atteggiamenti, parlo tecnico-tattici sempre, però mi fermerei lì, perché poi secondo me sono molte cose diverse anche rispetto a quella partita. No, i dubbi no, sinceramente le scelte ce l'ho chiare in testa, okay, Camporese non sta bene, non sta ancora bene, vediamo se recupera, stiamo aspettando di capire, visto che poi giochiamo domani alle 6, quindi abbiamo ancora un po' di tempo, però non sta benissimo, gli altri a parte Donati, gli altri sono tutti disponibili, e stanno bene. Ma io chiaramente prendo spunto da quello che vedo anche durante gli allenamenti, ma tengo presente bene quello che vedo anche nelle partite, quindi quello è sempre tenuto in grande considerazione, però Cristian è una risorsa importantissima per questa squadra, o dall'inizio o dopo, penso che sia il giocatore, come ne parlavamo l'altra volta, è un giocatore di qualità importante, assolutamente. Poi bisogna sempre ragionare sul fatto che dei minuti che ha nelle gambe, ma legati al fatto che comunque un minimo di gestione dopo qualche fastidio, diciamo così, muscolare, bisogna sempre averlo, però è disponibile. Senta, allora conosciamo poco, è stato quello. Allora, la domanda, lei di solito è uno che pensa, squadra che vince non si cambia? Ma tendenzialmente squadra che fa bene non mi dà motivi di cambiare, però Sabelli faccio fatica a lasciarlo fuori, mettiamo giù così, poi vediamo, poi magari sta fuori, però faccio fatica, ecco, sono sincero a dire che faccio fatica a lasciarlo fuori. Al netto che sono tutti giocatori, cioè comunque sinceramente come casco bene. No, io mi ripetevo dalla cintura sulla vetta. Non voglio pensare, diciamo, al peggio, però è anche possibile prevedere qualche eventuale provocazione, potrebbe esserci. Ecco, si è lavorato anche su questo, sulla squadra, sul fatto di stare tranquillo. Fa parte della crescita che deve avere una squadra. Errare è umano, perseverare diventerebbe diabolico da parte anche nostra. Poi dopo, io penso sempre che la partita di calcio si gioca 11 contro 11, un arbitro e una palla. Bisognerebbe, cioè, penso che la massima attenzione vada sulla gestione di questa palla e sul evidenziare le qualità tecnico-tattiche e atletiche dei giocatori. Quindi non ho pensato sinceramente a... Penso che la provocazione non dovrebbe essere una... A me non me l'hanno insegnata come si insegna al corso da allenatori, quindi io non la insegno, quindi per me non esiste il concetto della provocazione, noi dobbiamo pensare a giocare, ma sono convinto che dall'altra parte è uguale, ci mancherebbe, poi gli episodi, le cose possono succedere durante una partita. Mister, questo clima di entusiasmo attorno alla squadra, carico di aspettative, può creare secondo lei una sorta di ansia da prestazione della squadra? No, adesso no. No, io l'ho sempre detto che è energia, e noi dobbiamo trarre energia da queste manifestazioni qui, dobbiamo trarre energia perché, ma chi ce le ha? Chi ce le ha in questo momento? Nessuno, quindi è una risorsa, assolutamente, è una risorsa per noi. Se lo ritiene comunque un esame veritato per i progressi evidenziati sul Catania? Lo ritengo un esame perché la prima partita è della più importante come sempre, però sono convinto che per noi sono stati tutti esami e saranno tutti esami, perché è giusto che ragioniamo così, perché bisogna sempre ragionare con la voglia di alzare un po' l'asticella e di provare a migliorarci sempre, ogni giorno. Deve essere quello il nostro mantra. Mister, sabato scorso facevo notare che gli ultimi tre gol erano arrivati di testa. Sì, ma
Poi dopo anche da situazioni su cross proprio, ma è quella la differenza. Noi non credo che faremmo mai gol su palloni buttati in area, perché non è la nostra idea. Però su cross, l'attacco, cioè il cross dal fondo è una risorsa ed è una qualità importante quando una squadra riesce ad arrivare sul fondo. Quando succede, noi sappiamo che possiamo essere pericolosi. Perché lì l'altezza conta poco, conta più la velocità di attacco al pallone. Come te le immagini questa partita di domani? Perché tu hai detto, spero che l'Avellino la giochi, no? Nel senso che No, ho detto spero. Secondo me l'Avellino viene a giocarcela. Cioè, squadra prima in classifica. Cioè, viene a giocarsi la partita qua, cavolo. Io mi aspetto sicuramente così. Cioè, però dopo, è una gara difficile, a prescindere dagli atteggiamenti. È una gara difficile perché, ripeto, giochiamo contro la prima in classifica. Detto questo, noi sappiamo di avere le nostre importanti qualità e dobbiamo riuscire a essere bravi a metterle tutte sul campo. Quello è la base, sempre. Qual è l'errore che dovete evitare nel modo più assoluto? No, non facciamo errori. Non li faremo. A De Luca direi qualcosa in più rispetto agli altri. Non ho capito. No, mi sembra, ha parlato da ragazzo molto maturo l'altro giorno, ma non vale più la pena neanche tornarci su episodio, non vale più la pena neanche di nominare. Quanto lo soddisfatti del fatto offensivo, soprattutto nel modo di attaccare la porta, di essere più convinti e determinati? Sì, no, hanno fatto bene, hanno fatto bene di squadra, perché ci sono arrivati tante volte Daniele, anche Marino, ci siamo arrivati con gli esterni. Sì, può darsi, no, ma è stata una cosa generale. Cioè, probabilmente abbiamo provato ad analizzare un po' tutti gli aspetti, abbiamo sempre trovato qualcosina in più in tutti gli aspetti rispetto a situazioni precedenti. Questa sicurezza, diciamo, che emerge in maniera chiara sul fatto della squadra, di tutta la cosa, dagli allenamenti, che devo dire testimoni, cioè sono stato anche io testimone di un allenamento, cioè, dove si vede i ragazzi sono sereni, lavorano con piacere. No, ma è legata alla consapevolezza quando io settimana scorsa ho detto che ho visto qualcosa di diverso, questo non vuol dire che adesso ne vinciamo tutte le partite. E vale, la stessa frase la dedico oggi, però da quel punto di vista lì ho visto delle cose che sono positive, molto positive, a prescindere dall'allenamento, dalla parte di campo, ma in generale ho visto delle cose positive, e quindi quelle mi trasmettono serenità. Salvatore, poi se non ci sono altre chiudiamo. Ciao. Volevo chiedere nelle sue dichiarazioni post l'ultima partita, perché sono stati alcuni errori di valutazione di lettura. Presumibilmente, personalmente mi riferisco per esempio alla prima azione che abbiamo subito a rigore. Vedremo mai più due tentativi di saltare senza chiudere l'azione? Ma sono quegli aspetti che... quelle palle che io dico, le palle mezze e mezze, che magari sono un aspetto che va migliorato, perché dai, è un peccato, non abbiamo preso azione su una bella azione creata, ma su questi palloni per aria. Però sono cose che abbiamo parlato, e è una cosa che... ma più che essere giusta facilmente, di cui siamo consapevoli, che è più importante ancora dell'aggiustarlo, secondo me. È imbarazzo questo paragone di Giuseppe, che si è capito in settimana. Sì. Ma sicuramente sì, ma Giovanni vabbè, è una persona speciale dentro sta società, perché sì, ho fatto una scommessa con lui, ci siamo giocati un caffè, io dico 25, lui dice 30 domani, mo vediamo chi ha ragione dei due. 30.000 spettatori. Lui dice 30.000, io dico 25. Spero di pagargli il caffè. Ma per quanto può valere, già nel primo giorno di ritiro i giovani ci scambiamo qualche sguardo in chiesa, perché alcune esercitazioni, alcuni lavori ci siamo rivisti 25 anni fa. Vabbè, ma guardate, questo è... Io penso di ricordarmi che quando sono stato presentato qua, ho parlato che a Bari si è abituati a vedere... Parte
un certo tipo di calcio di qualità. Mi ricordo sicuramente il primo nome che ho fatto è stato quello del mister E. Per me, per la mia idea di calcio, essere associato a una figura del genere è solo un grandissimo onore, perché è così, ma anche per il tipo di calcio, perché sono giovane, però certi punti di riferimento anche negli anni passati sono fondamentali. Grazie. Ma sai, penso che i cartellini gialli di un certo tipo li abbiamo azzerati, e questo è una cosa che va fatti i complimenti ai ragazzi. Se poi prendiamo qualche cartellino giallo per qualche fallo, per qualche situazione, io sinceramente quelli sono situazioni che capitano, è un peccato, però capitano. Grazie a tutti, grazie a voi.